Il corpo senza vita di una donna trascinato dalla corrente marina. Una tragedia vissuta in presa diretta dai bagnanti che questa mattina erano in spiaggia a Barletta nella zona del lungomare Pietro Mennea. Il cadavere è stato avvistato intorno a mezzogiorno quando uno dei bagnanti ha avvisato la guardia costiera. Il corpo senza vita è stato trascinato dalle correnti sino al canale H, dove sono cominciate le difficili operazioni di recupero da parte dei sommozzatori e degli uomini della capitaneria di porto. Le avverse condizioni del mare hanno reso complicato anche l'individuazione del cadavere della donna. Nelle correnti hanno spinto il corpo senza vita a riva. Solo l'esame sul cadavere da parte dei medici dell'Istituto di Medicina Legale di Bari permetteranno di risalire all'identità della donna e alle cause del decesso. Evento che non può essere messo in correlazione con nessuna scomparsa recente di persone, proprio perché non c'erano notizie di dispersi alle quali collegare il ritrovamento del cadavere nelle acque del mare di Barletta. Il luogo della tragedia è stato anche sorvolato da un elicottero dei vigili del fuoco giunto da Bari in supporto al lavoro delle squadre arrivate dal distaccamento di Barletta. Le operazioni di recupero sono andate avanti per diverse ore sotto lo sguardo curioso e stupito delle persone in spiaggia, involontari e testimoni di questa tragedia di fine estate.